Ciao e bentornati in un nuovo video, o benvenuti nel caso fosse la prima volta che passate di qua. Io sono Miriam e questo è Libri in Tazza. Oggi ho deciso di riportare sul canale un video book tag, ovvero quei video in cui si risponde semplicemente a delle domande per smorzare un po' l'atmosfera, un po' più rilassata e soprattutto per farmi conoscere meglio anche come lettrice, magari facendovi conoscere un po' meglio anche la mia libreria, i libri che in qualche modo hanno un significato particolare. Nel caso specifico ho riesumato un book tag che sinceramente non sono riuscita a risalire alla fonte perché l'ho visto fatto da vari creator. Posso però riportare nel box tutte le domande alle quali ho risposto, in modo che se qualcuno vuole cimentarsi in questo book tag è il benvenuto. In particolare il titolo è I Dare You, cioè ti sfido. Quindi partiamo con le domande, mettetevi comodi e godetevi questo nuovo video. Questa volta non ho usato la mia cartellina perché le domande erano veramente troppo lunghe, quindi le leggerò semplicemente dal telefono. Partiamo con la prima domanda, che è: quale libro è rimasto sul tuo scaffale da più tempo? Allora, in realtà per rispondere a questa domanda ho fatto una breve valutazione della mia libreria. Io in realtà ho molti libri che ho lasciato a casa dai miei genitori e che probabilmente avrebbero vinto il posto in questa domanda, ma che per vari motivi sono rimasti lì. Quindi parlo basandomi sulla mia libreria che ho adesso, la mia libreria personale che mi sono formata negli anni. Posso dire quasi con assoluta certezza che i libri che sono da più tempo sulla mia libreria sono quelli del liceo, che tra l'altro ho riportato nel trasloco, quindi le commedie di Plauto, le epistole di Orazio, ma anche le Machiavelli. Sono tutti quei libri che risalgono più o meno, ho visto la data di uno, forse di Plauto, che era del 2003. Quindi stazionano sulla mia libreria da più di 20 anni. Posso effettivamente dire che stanno lì da più tempo di tutti. La seconda domanda invece: qual è la tua lettura attuale, la tua ultima lettura e il libro che leggerai dopo? Allora, al momento mi sono dimenticata di portare i libri fisici, li ho lasciati sparsi. La mia lettura attuale è David Copperfield. Penso di averlo nominato questo libro forse in 3 video, perché effettivamente ci sto mettendo tantissimo per leggerlo. L'ho iniziato, se non sbaglio, ad aprile. Credo proprio che ci metterò 2 mesi pieni, perché stiamo a inizio maggio e io sto più o meno a metà. È un mattone di circa 1000 pagine, quindi la questione personale con i libri così tanto lunghi è che mi spaventano semplicemente per il fatto che faccio fatica a rimanere sulla stessa materia per tanto tempo. Anche se il romanzo in realtà mi sta piacendo, perché poi David Copperfield e in generale Charles Dickens rientrano perfettamente nelle mie corde, però il fatto di tornare a leggere sempre lo stesso argomento per così tanto tempo, perché poi non posso dedicare ore intere alla lettura, quindi magari nei ritagli della giornata la cosa si fa ancora più lunga, no? Quindi l'ho intervallato, perché mi capita spesso, soprattutto quando leggo un mattone, di leggere più libri contemporaneamente. L'ho intervallato con un libro che in realtà mi è stato consigliato nei commenti qui sotto. È un libro che io ho sempre visto su Instagram, ma posso essere sincera, non gli avrei dato una lira, come si dice, perché c'aveva una copertina abbastanza anonima, un titolo abbastanza anonimo, quindi non mi ispirava proprio. Se non che uno di voi, non ricordo chi e non ricordo nemmeno in quale video, me l'ha consigliato nei commenti e allora ho detto vabbè, forse potremmo dargli un'occasione. Se non che, questa cosa mi fa sempre ridere, il momento in cui i libri decidono di arrivare, io credo sinceramente che i libri abbiano il loro momento. Perché stavo facendo un giretto per il solito mercatino e ho visto l'unica copia di questo romanzo qui. Sto parlando di Stoner. Io mai trovato al mercatino. Sarà che quando si comincia a parlare di una cosa effettivamente la si comincia a notare, mentre prima non lo si faceva. Può darsi pure che la spiegazione sia questa, molto più razionale della mia. Però mi piace credere che in realtà i libri ti chiamino in un qualche modo. Quindi è nel momento in cui l'ho visto al mercatino, lì solitario, non ho potuto non acquistarlo e l'ho iniziato poi il giorno stesso. Sto parlando di qualche giorno fa, però sinceramente sono rimasta così catturata proprio da questa scrittura che sono già a buon punto. Infatti l'intervallo con David Copperfield mi sta veramente piacendo, quindi ringrazio per il consiglio la persona che me l'ha consigliato e poi magari una volta finito ci potrò dedicare un video a parte. Il libro che invece ho letto recentemente, l'ultimo mi sembra che ho letto, è Se i gatti scomparissero dal mondo. Allora, questo libro per me è stato un totale flop, nel senso che mi ero approcciata con delle aspettative, non dico alte, perché alla fine non è che pensavo di trovare chissà quale libro, però insomma ne parlavano come un libro coccola, un libro carino da scegliere nel momento in cui si voleva un qualcosa di più leggero, no? Sinceramente però l'ho trovato troppo leggero, cioè non leggero.
Leggero è il termine sbagliato. Non vorrei essere troppo crudele nel giudizio, perché comunque il termine che sto per usare potrebbe avere delle sfumature negative, ma l'ho trovato banale. Banale nel senso di troppo scontato, nel senso che già si sapeva fin dall'inizio dove la storia andava a parare, e soprattutto ho trovato il punto di nuovo che mi stona nella letteratura giapponese. In questo libro proprio elevato alla massima potenza, questo atteggiamento molto esplicativo, mi verrebbe da dire didascalico, quasi come se si trattasse di una favola per bambini, che da una parte ha i suoi aspetti positivi perché le favole ci riportano, ci riconnettono a quel periodo dell'infanzia, ci coccolano appunto, no? Però quando è troppo rischia di essere troppo scontata e banale come scrittura, perché comunque l'ho trovata veramente troppo esplicativa su determinati argomenti, come se effettivamente volesse spiegare al lettore quello che stava succedendo, quando in realtà quello che stava succedendo era facilmente intuibile, e soprattutto si soffermava troppo su alcuni dettagli che secondo me non andavano spiegati, alcuni sentimenti, non lo so. Non so nemmeno spiegarlo bene, la sensazione che ho avuto. Non so spiegarla bene, però nel complesso non è una lettura che sinceramente rifarei. Passiamo alla terza domanda, che in realtà secondo me è un po' collegata a questa. A questa lettura qui. Quale libro è piaciuto a tutti ma tu hai odiato? Allora, addirittura odiarla? No. Però questo libro comunque mi ero approcciata a Se i gatti scomparissero dal mondo con delle aspettative, appunto, dicevo, non troppo alte, però comunque avevo sentito di persone a cui era piaciuto, che lo descrivevano come un libro proprio veramente carino da leggere, e poi invece ci ho avuto quell'impressione lì. Però a questo proposito non sono stata l'unica ad avere questa impressione, perché spulciando anche tra le varie recensioni ci sono molte persone che la pensano come me, quindi non è proprio emblematico di questa domanda qui. Probabilmente ritirerei fuori di nuovo tutto quello che so sull'amore, che non mi ricordo in quale video avevo citato, che sinceramente è piaciuto alla maggior parte delle persone, ma a me proprio non ha detto niente. Diciamo che tutto quello che so sull'amore e Se i gatti scomparissero dal mondo insieme fanno circa 22 euro e sinceramente per me sono stati soldi buttati, lo dico proprio senza cattiveria, però con quei 22 euro mi ci sarei potuta comprare 10 libri del mercatino e sarebbe stata una scelta secondo me migliore. Però a parte questi libri in realtà non ci sono altri libri che sono piaciuti a tutti e che io proprio addirittura ho odiato, quindi no. Quale libro continui a ripeterti che leggerai ma probabilmente non lo farai? Allora, speriamo che in realtà un giorno arriverò a farlo, però è il libro che mi ripeto più spesso di leggere e che staziona nella mia libreria dal 2019, più o meno 2018, quindi stiamo parlando di anni, I Miserabili di Victor Hugo. Quel libro ha una mole talmente corposa e un argomento talmente comunque impegnativo, se vogliamo, che lo rimando sempre. Ogni volta mi dico è arrivato il momento di leggere I Miserabili, ogni volta lo rimando. È lo stesso discorso poi di David Copperfield, mi spaventa soprattutto la mole, il fatto magari di dover rimanere ancorata a quello stesso libro per chissà quanto tempo, perché mi sembra che forse è pure più grande di David Copperfield. Ho provato a leggerlo organizzandomi con mia cugina, facendo quella specie di gruppo di lettura, di letture condivise, però l'abbiamo rimandato anche con mia cugina, quindi effettivamente non so se lo leggerò mai. Spero di sì, perché l'ho comprato appunto per quello scopo, però probabilmente passerà ancora un altro po' di tempo. Quinta domanda, quale libro stai conservando per la pensione? Sinceramente a questa domanda non saprei rispondere, perché non mi piace fare progetti così a lungo termine, non fare domani quello che puoi fare oggi, quindi soprattutto in materia di libri non programmo i libri per un futuro prossimo, quindi direi nessuno. Ultima pagina, la leggi prima o aspetti fino alla fine? Allora, c'è stato un periodo, non so perché facessi una cosa del genere, in cui quando andavo in libreria, per vedere se un libro poteva fare al caso mio, leggevo l'ultima pagina, la prima e l'ultima pagina. Io non so perché effettivamente facessi una cosa del genere, perché in certi casi, pochi per fortuna, ma mi sono anche spoilerata il finale, come ovvio che sia, l'ultima pagina. Quindi ovviamente poi ho smesso con il tempo di fare questa cosa insana e semplicemente leggo l'ultima pagina quando arrivo all'ultima pagina. Prefazioni, postfazioni, introduzioni, spreco di carta inchiostro o nota interessante? Allora, per chi ha visto il mio video book haul di libri usati, che vi lascio qui nel caso in cui non l'abbiate ancora recuperato, per me l'introduzione, la prefazione e la postfazione sono sempre stati degli arricchimenti essenziali.
cioè sono quelle parti che determinano, a mio gusto personale, quando un'edizione è migliore o peggiore di un'altra. Perché comunque sono degli apparati critici, se così vogliamo chiamarli, di persone specializzate, molto spesso sono proprio critici letterari, altre volte sono altri scrittori, che danno comunque una chiave di lettura o comunque un contesto storico in cui l'opera si situa e quindi permettono di arricchire anche lo studio che c'è dietro quell'opera. Quindi a maggior ragione, se un libro mi è piaciuto tanto, per me l'introduzione, la prefazione e la postfazione sono essenziali. È raro trovarli tutti e tre, perché a volte o c'è la prefazione e la postfazione o uno o l'altro, soprattutto per la narrativa contemporanea. Per i classici è molto più facile trovare tutte e tre. Resta il fatto che anche l'introduzione per me è essenziale leggerla dopo, una volta che ho terminato il libro, perché si dà per scontato che i classici comunque si conosca, dei classici si conosca la trama. E quindi nell'introduzione spesso c'è ovviamente un'analisi critica troppo dettagliata, che se effettivamente non si conosce la trama per filo e per segno di quel romanzo lì, si rischia di spoilerarsi tutto il romanzo. Quindi siccome una volta mi è successa una cosa del genere, ho deciso di rimandare proprio come abitudine tutto quanto alla fine del libro stesso. Quindi una volta terminato mi vado a studiare l'introduzione, la prefazione, la postfazione. Molto spesso sono proprio degli approfondimenti, altre volte si tratta invece di chiavi di lettura diverse, che possono essere quindi di stimolo proprio, no? Per riflettere sull'opera stessa. Quindi assolutamente non si tratta di spreco di carta, anzi, secondo me è proprio l'elemento necessario per dire che un'edizione è una bella edizione. Con quale personaggio del libro cambieresti posto? Allora, questa domanda mi fa ridere perché in realtà, come già avevo detto in uno dei miei video, se io potessi scegliere di vivere in un libro, probabilmente vivrei in un libro di Jane Austen. Se dovessi scambiarmi posto con un personaggio preciso, probabilmente mi scambierei con Elizabeth Bennet, perché sì, ok, stavamo nel 700, però è proprio quello il bello. Il fatto di stare in un'epoca bella, soprattutto se la vivevi come dama. Alla fine ad Elizabeth Bennet le dice particolarmente bene, quindi probabilmente se dovessi scegliere, sceglierei lei. O anche Emma, non è male scambiarsi posto anche con Emma, qualsiasi altro personaggio di Jane Austen. Hai un libro che ti ricorda qualcosa di specifico nella tua vita? Luogo, ora e persona. Mi ha fatto ridere addirittura l'ora. Io che non mi ricordo niente, figurati se mi ricordo l'ora. Non ho dei libri che mi ricordino precisamente tutte queste cose, a parte 1984, che tra l'altro ho fatto l'ultimo video proprio su questo libro qui, perché la prima edizione mi ricorda in particolare mio nonno e la sua libreria. Quindi lo collego proprio a quel luogo, a quella persona lì. Però tralasciando 1984, un altro romanzo che invece non mi ricorda una persona, ma mi ricorda proprio un luogo in modo nitido, è Orgoglio e Pregiudizio, perché mi ricordo era un'estate dei miei 16 anni forse, e l'avevo letto ad Ostuni. Io letteralmente ho finito quel libro in un giorno, in una casa vacanza di Ostuni. Quindi quel ricordo ce l'ho proprio preciso stampato in testa. E per il resto non ho altri libri di cui ricordo precisamente luogo, persona e ora. Nomina un libro che hai acquisito in modo interessante. Non so cosa si intenda per questa domanda, perché personalmente compro i libri al mercatino dell'usato o in libreria e non c'è niente di interessante in tutto questo, quindi che io ricordi non c'è stata una cosa interessante. Hai mai regalato un libro per un motivo speciale a una persona speciale? Allora, io regalo libri solo alle persone che so essere delle lettrici. Mi è capitato di regalare libri anche a persone non lettrici, però è una cosa che mi riesce più difficile, perché in quel caso si dovrebbe proprio trovare il libro specifico per una persona che non è abituata a leggere. E quindi ci sono stati vari tentativi, ma poi andati a scemare. Regalo libri principalmente a mia cugina, però attingo da una sua lista specifica, e a mio fratello, dove invece mi diverto proprio a regalare libri che so gli potrebbero piacere. Quindi per i compleanni molto spesso, per determinate ricorrenze, Natale, regalo sempre libri a lui, perché è un lettore, però non ha una lista, quindi faccio a gusto mio. Molto spesso ci indovino, quindi è anche divertente. Quale libro è stato con te nella maggior parte dei posti? Allora, a questa domanda non saprei rispondere, perché in realtà io ho l'abitudine proprio di portare con me nella borsa, nello zaino, sempre un libro per qualsiasi evenienza, non sia mai che bisogna attendere in fila da qualche parte o bisogna colmare gli spazi vuoti della giornata. Avere un libro sempre con me mi fa comodo, perché mi permette di andare avanti nelle letture e di impiegare il tempo in modo sensato. Quindi di fatto non esiste un libro che ho portato effettivamente in più
luoghi, ma qualsiasi libro potenzialmente lo porto un po' in giro ovunque, sul treno, quindi insomma non c'è un libro specifico, in generale un po' tutti viaggiano. Qualche lettura obbligatoria che odiavi al liceo e che non era poi così male 2 anni dopo. 2 anni dopo mi fa ridere questa domanda così specifica, come se effettivamente uno dovesse leggere un libro 2 anni dopo. Allora, ci sono tantissime letture del liceo obbligatorie che ovviamente non mi sono piaciute, perché i libri che si leggono al liceo, secondo me, hanno di sbagliato l'imposizione. È ovvio che se tu a degli adolescenti imponi di leggere delle letture che sono anche pesanti, passatemi il termine, perché si tratta di classici molto spesso, che molto spesso non c'è la maturità, no, per apprezzarli, e glieli fai passare come obbligatori, è ovvio che non sarà una lettura piacevole. Io ricordo l'estate, non mi ricordo che anno, un'estate del liceo, che ho passato letteralmente i 3 mesi dell'estate sui Malavoglia. E per me è stato uno stillicidio leggere quel libro. Quindi, per dire, ci sono dei libri che ho odiato, però effettivamente non mi è capitato di rileggerli, un po' per nausea, i Malavoglia oggettivamente non li rileggerò mai più, credo. Poi mai dire mai, però non credo che li rileggerò. Diversa situazione invece per il Gattopardo. Io quando leggevo il Gattopardo, effettivamente, avevo la sensazione che qualcosa mi sfuggisse, che volesse significare un qualcosa di diverso da quello che io percepivo nella lettura e che potessi apprezzarla meglio con una maturità diversa. Quindi effettivamente il Gattopardo è uno di quegli esempi che probabilmente rileggerei. Non l'ho ancora fatto, ma ho in programma di rileggerlo, proprio perché non l'ho saputo apprezzare. Quindi di fatto non c'è un libro obbligatorio che ho riletto, ma se devo dirne uno, questo è sicuramente uno di quelli che rileggerei. Usato o nuovo di zecca? Ritornando proprio al mio video sul book haul dei libri usati, è ovvio che io prediligo l'usato, nel senso che compro per la maggior parte i miei libri ai mercatini dell'usato o magari quando mi capitano le bancarelle. Quindi tendenzialmente prediligo l'usato, però ci sono dei casi particolari in cui non sempre è possibile comprare usato. Per esempio mi viene in mente proprio Furore, l'ultimo acquisto che ho fatto nuovo, perché Furore non sono riuscita a trovarlo da nessuna parte. Soprattutto non sono riuscita a trovare quell'edizione che presentasse anche un approfondimento critico. E quindi di fatto sono stata, tra virgolette, costretta a comprarlo nuovo. Quindi ci sono dei casi in cui effettivamente compro usato e degli altri in cui compro nuovo. Dipende un po' dalla situazione e dal libro. Hai mai letto un libro di Dan Brown? No. Hai mai visto un film che ti è piaciuto più del libro? Allora, su questo punto specifico, in realtà, se dovessi dire un libro che, di cui però ho ricordi vaghi perché l'ho letto veramente anni e anni fa, è The Help di Catherine Stockett, che mi ricordo, cioè ho questa vaga sensazione, che mi piacque più il film del libro. Però sinceramente sono pochi i casi, più che mi piace il film, ci sono dei casi in cui scelgo di vedere il film invece che leggere il libro, perché come la maggior parte dei lettori, credo, mi risulta difficile leggere un libro dopo che ho visto il film, e quindi in molti casi, proprio perché non posso materialmente leggere tutti i libri dei film che vorrei vedere, molto spesso scelgo il film. È il caso per esempio di Fight Club, oppure è il caso di 7 anni in Tibet, che in realtà non sapevo esistesse un libro. Io quel film l'ho amato, il film con Brad Pitt, e poi su Instagram una persona mi ha fatto presente che esisteva anche il libro. Io ne ero totalmente all'oscuro. In quel caso lì forse potrei fare un'eccezione perché mi è stato descritto come un libro veramente bello. Però ecco, più che piacermi più il film, proprio scelgo il film invece che il libro, in alcuni casi. Hai mai letto un libro che ti ha fatto venire fame, libri di cucina inclusi? Allora, libri di cucina non li leggo, però tutti i libri che parlano di cibo mi fanno venire fame. Io sono molto suggestionabile sotto questo punto di vista. Anche il semplice atto di descrivere un personaggio che sta mangiando mi fa venire fame. Mi viene in mente, per esempio, Una mamma per amica, perché questo mi viene anche con le serie TV o con i film. In Una mamma per amica, Lorelai e Rory mangiano sempre, a tutte le ore del giorno, qualsiasi cosa. E personalmente a me viene fame proprio di quella specifica cosa che stanno mangiando. Quindi sono particolarmente suggestionabile, e leggendo di persone che mangiano mi viene fame di quella stessa cosa che stanno mangiando. Chi è la persona di cui seguirai sempre i consigli sui libri? Allora, io non ho una persona specifica da cui prendere consigli dei libri. È il caso per esempio di Stoner. Raccolgo consigli un po' ovunque, da qualsiasi parte provengano. Ovviamente li valuto se possono fare al caso mio o no, però tendenzialmente, soprattutto nel momento in cui mi sono aperta la pagina Instagram, mi arrivano tantissimi consigli di libri, di lettura. Quindi prendo nota e poi valuto se leggerli o meno. Per esempio adesso ho preso questa abitudine di segnare tutti i libri che mi vengono consigliati e che penso possano fare al caso mio su Goodreads, che è una specie di social
libresco, chiamiamolo così, che non uso particolarmente per registrare le mie letture, mi ricordo in ritardo di segnarle, non faccio gli aggiornamenti di lettura, però lo sto utilizzando per raccogliere una TBR virtuale. Quindi di fatto raccolgo un po' dove viene, non ho un guru specifico da cui prendo consigli. C'è un libro fuori dalla tua zona di comfort, ad esempio al di fuori del tuo solito genere di lettura, che hai finito per amare? Allora, tendenzialmente con i libri sono abbastanza eclettica, nel senso che mi piace spaziare fra i vari generi, tra gialli, thriller, fantascienza, narrativa contemporanea, classici. L'unico genere che proprio non ho mai letto è il fantasy. Ho letto Hunger Games, ma non credo sia considerabile tanto fantasy, quanto piuttosto forse distopico. L'ho percepito più così. Infatti non ho mai letto nemmeno Harry Potter. I miei coetanei rimangono sempre scioccati da questa dichiarazione. Però non ho mai letto Harry Potter. Nel momento in cui al liceo andava Twilight, io non lo lessi perché avevo questa sorta di fissa per cui se una cosa andava virale e la gente lo amava, io avevo una sorta di repulsione per quel romanzo lì. O film che fosse. Non che non avessi il mio lato trash, perché di fatto sono cresciuta negli anni del liceo con The Vampire Diaries, quindi voglio dire, le serie TV fantasy mi piacevano. I libri invece non ho mai avuto modo di approcciarmici. Ho comprato Il Signore degli Anelli, però non lo considero un vero uscire dalla zona di comfort, in quanto comunque del Signore degli Anelli conosco già la storia. Mi è familiare perché sono cresciuta con i film, avevo veramente 9 anni quando è uscito il primo film e Il Ritorno del Re siamo andati a vederlo insieme con tutta la mia famiglia, quindi di fatto è più un approfondimento mio. Per effettivamente dire di essere uscita dalla mia zona di comfort dovrei leggere un libro di cui non conosco proprio la trama, un libro fantasy. Chissà se verrà mai il giorno, perché dico sempre che vorrei fare questa cosa, ma poi di fatto raccolgo un po' i consigli, ma non mi decido mai, perché ho proprio questo pregiudizio. Quindi questa domanda rimarrà in sospeso. Era anche l'ultima domanda di questo BookTag. Io spero di avervi intrattenuto, vi auguro una buona settimana e vi do appuntamento al prossimo video.